Amici di Metal The Trekking, benvenuti in questo nuovo video. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti al canale YouTube, seguono la pagina Facebook o l'account Instagram. Per me è importantissimo questo supporto perché mi aiuta a fare altri video informativi come questo. Effettivamente questo video non era in programma, infatti nasce un po' dall'esigenza di rispondere ad una domanda molto importante a cui in parte avevo già dato risposta questa mattina facendo un post sulla pagina Facebook, ed è se il metal detecting ad oggi in Italia è riconosciuto come disciplina sportiva. Se il metal detecting è riconosciuto dal CONI e se il metal detecting può essere considerato uno sport. Rispondiamo a queste tre domande. Naturalmente il video non era in programma, quindi lo faremo come una chiacchierata tra amici, in maniera molto semplice. Io mi sono documentato, ho stampato un paio di articoli di legge in maniera tale da dare una risposta inequivocabile a questa domanda. So che l'argomento è delicato, quindi vi invito a seguirmi con attenzione, perché per quanto sarà un video fatto in maniera molto estemporanea, con pochi riferimenti, le risposte che darò sono risposte inequivocabili. Sono sempre aperto al dialogo e al confronto, naturalmente, assolutamente. Non penso nella maniera più assoluta di essere depositario della verità, però i miei studi in scienze motorie mi rendono titolato per parlare di sport in maniera probabilmente più accurata rispetto ad altri soggetti. Allora, rispondiamo subito a questa domanda. Il metal detecting può essere definito uno sport, una pratica sportiva? Se sì, perché? Se no, perché? Allora, il metal detecting può essere definito uno sport. Quindi sì. Perché? Perché è nata un'associazione sportiva dilettantistica all'interno del panorama delle associazioni che praticano metal detecting? No. Il metal detecting può essere definito sport in base al decreto legislativo 36 del 2021. Ve lo vado a leggere in maniera tale che possiamo commentarlo insieme. Il 36/2021 dice che qualsiasi forma di attività fisica, qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica, psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. Quindi, in base all'articolo, al decreto legislativo 36 del 2021, possiamo definire il metal detecting sport, pratica sportiva. Perché? Perché è stato proprio lo Stato italiano, mediante questo decreto legislativo, che dice qualsiasi forma di attività fisica, e il metal detecting è una forma di attività fisica, fondata sul rispetto di regole attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ad esempio le gare, le manifestazioni che svolgiamo all'interno della nostra pratica, ha per obiettivo il miglioramento della condizione fisica o psichica o lo sviluppo delle relazioni sociali. Possiamo dire che il metal detecting rispetta in pieno questa definizione. Quindi, per legge, il metal detecting può essere definito sport. Il metal detecting può essere definito sport in quanto ultimamente una associazione sportiva dilettantistica è nata in Italia? No, non è l'associazione dilettantistica nata che fa riconoscere il metal detecting quale sport, ma è il metal detecting che legittima l'associazione sportiva dilettantistica a nascere in quanto tale. L'associazione sportiva dilettantistica vanta il fatto di essere iscritta al RAS, quindi al Registro per le Attività Sportive, non riconosciute in questo caso dal CONI, e in quanto tale l'attività del metal detecting può essere definita tranquillamente disciplina sportiva.
Chiariamo innanzitutto una cosa: chi in Italia oggi è legittimato a definire le discipline sportive? È il CONI. Solamente il CONI in Italia oggi può stabilire se una pratica può essere definita disciplina sportiva o meno. Quindi, a meno che il CONI non stabilisca che una pratica sportiva, uno sport come il metal detecting, visto l'articolo che abbiamo letto poc'anzi, può rientrare nelle discipline sportive riconosciute. L'articolo 5 del decreto legislativo 39 del 28 gennaio 2021 indica chi può richiedere l'iscrizione al RAS. È possibile richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche anche da parte di quegli enti sportivi che praticano attività sportive non rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Cosa significa questo? Com'è possibile che nasca una SD sulla base di una disciplina che non è riconosciuta dal CONI? In base al decreto legislativo 39 del 28 gennaio 2021 all'articolo 5, che appunto legittima anche le pratiche sportive non riconosciute quali discipline sportive ad iscriversi al RAS, quindi al Registro per le Attività Sportive. Il metal detecting, essendo uno sport anche se non riconosciuto, può serenamente avere la sua associazione sportiva dilettantistica che si iscrive tranquillamente al RAS. Da questo che cosa comprendiamo? Comprendiamo che il metal detecting è sport perché lo dice la legge, non perché nasce una associazione sportiva dilettantistica, che il metal detecting può avere il proprio spazio all'interno degli sport non conosciuti quali discipline, perché attenzione, è la nomenclatura importante. Lo sport è una cosa, una disciplina sportiva è una nomenclatura precisa, esatta, per definire qualcosa di preciso e di esatto. Le uniche discipline sportive riconosciute in Italia le legittima il CONI attraverso il registro delle discipline sportive che sono inserite all'interno del sito del CONI. Ma a questo punto ci chiediamo: il metal detecting potrà diventare mai disciplina sportiva riconosciuta dal CONI? Certo che sì, il metal detecting potrebbe diventare una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI. Dopotutto, l'anno scorso l'ASI Nazionale, che è una EPS molto importante che conta oltre 1.400.000 iscritti, ha inserito, grazie alla FIMD, Federazione Italiana Metal Detecting, il metal detecting all'interno di un contesto chiamato disciplina sportiva d'orientamento. Come sottocategoria ha inserito il metal detecting. Purtroppo, ai fini del riconoscimento del CONI quale disciplina sportiva, il riconoscimento dell'ASI non ha alcun valore. È importante, ad esempio, ai fini dell'assicurazione. L'assicurazione, in questo caso la Unipol SAI, può liquidare un sinistro solo nel momento in cui la persona sta praticando un'attività riconosciuta dall'EPS, in questo caso dall'ASI. Ma il riconoscimento dell'ASI ha importanza solamente ai fini assicurativi? Assolutamente no. Il riconoscimento dell'ASI è importantissimo perché in questo caso è l'ASI, l'EPS, che aiuta le associazioni, ad esempio di metal detecting, a iscriversi al registro delle attività sportive presentando, facendo da sponsor tra virgolette a queste associazioni. Quindi ha un ruolo molto molto importante. Quindi dicevamo, il metal detecting come potrebbe diventare disciplina sportiva riconosciuta dal CONI? Il CONI ha una procedura ben precisa ai fini del riconoscimento. Ci sono delle corsie preferenziali? Probabilmente una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico
ha una possibilità maggiore, quasi immediata, del riconoscimento da parte del CONI come disciplina sportiva. Chi non ha il riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale deve rispettare una procedura che naturalmente ha stabilito il CONI per il riconoscimento quali discipline sportive. In che cosa consiste? Molto semplicemente, tutti quegli sport, secondo il decreto legislativo 36-2021, tutti quegli sport che ambiscono al riconoscimento come disciplina sportiva, devono farne richiesta al CONI, il quale ha un vero e proprio osservatorio che esamina le richieste e attraverso un periodo di osservazione di 3 anni circa, può stabilire se una disciplina, se uno sport può essere o meno riconosciuto quale disciplina sportiva. Naturalmente i requisiti sono molto alti, lo standard è veramente altissimo. Ci sono alcuni sport praticati in Italia veramente tanto conosciuti che ambiscono a questo riconoscimento da tantissimi anni e ancora non riescono a raggiungerlo. Con questo non voglio scoraggiarvi assolutamente, però giusto per darvi qualche dato. Lo sport che ambisce a diventare disciplina sportiva nell'arco di questi anni deve dimostrare di avere almeno 6 associazioni sportive dilettantistiche per ogni regione della nazione italiana e ogni associazione sportiva dilettantistica a sua volta deve avere un numero tot di iscritti. Giusto per dare qualche numero. Ogni associazione sportiva dilettantistica, solo a livello di presidenza e consiglio direttivo, deve contare almeno di una decina, 10-11 membri. Calcolatrice alla mano, giusto per non darvi cifre errate. Abbiamo detto 6 associazioni sportive dilettantistiche per 21 regioni d'Italia, sono 126 associazioni ASD che devono nascere. Per praticare naturalmente metal detecting, che devono essere create in Italia e che devono esistere in Italia per superare i requisiti di osservazione del CONI. Ogni associazione sportiva dilettantistica deve avere almeno 11 membri per rispettare quelli che sono i requisiti minimi, diciamo, di soci e consiglio direttivo, il che significa 1.386 soci tesserati diversi. Che sono iscritti a queste associazioni sportive dilettantistiche che praticano ad esempio metal detecting. Ma un'associazione sportiva dilettantistica deve avere almeno 10 soci iscritti diversi dal consiglio direttivo, il che significa almeno altre 1.260 membri, per un totale di 2.646 persone in Italia tesserate sotto un'unica federazione, tra virgolette, sportiva che praticano metal detecting. In più bisogna avere un campionato riconosciuto, un target standard, regole standard per tutte le competizioni sportive che riguardano quello sport, uno strumento standard per tutti affinché gli atleti abbiano le stesse possibilità di vittoria non essendo invalidati da uno strumento di categoria inferiore. Dei giudici di gara che sono debitamente formati secondo una scuola riconosciuta e associata alla federazione e così via. Questi sono alcuni dei requisiti che l'osservatorio del CONI osserva e valuta per stabilire se uno sport può ambire a diventare disciplina sportiva riconosciuta. Sono degli obiettivi irraggiungibili? Ma guardate, io spero che il metal detecting possa ambire a più riconoscimenti possibili, incluso il riconoscimento sportivo. D'altra parte, realisticamente, oggi è difficile che la pratica del metal detecting possa superare questi standard importantissimi. Questo non significa che le associazioni sportive dilettantistiche che ambiscono a un riconoscimento stanno facendo qualcosa di sbagliato, assolutamente, tutt'altro. Naturalmente i requisiti sono molto molto alti. Io con questo video spero di avervi dato naturalmente delle indicazioni corrette, quindi giusto per riassumere, il metal detecting oggi non è una disciplina
sportiva riconosciuta. Attenzione perché la nomenclatura è importante. Che cos'è la nomenclatura? La definizione esatta di un argomento. Quindi disciplina sportiva riconosciuta, disciplina sportiva nel caso del metal detecting, non possiamo utilizzarla senza incorrere in un errore. Diventa millantato credito dire qualcosa del genere, stiamo solo millantando qualcosa che non esiste. Il metal detecting invece può essere definito uno sport in base alla 36 del 2021, perché è un'attività fisica fondata sul rispetto di regole, sulla partecipazione organizzata, sullo sviluppo delle relazioni sociali. Quindi sì, il metal detecting è uno sport, ma non perché un'associazione sportiva dilettantistica ha legittimato la cosa, piuttosto il contrario, è lo sport che legittima la nascita delle associazioni sportive dilettantistiche che riguardano quella pratica, naturalmente, quello sport vero e proprio. Il metal detecting può diventare disciplina sportiva? Certo, assolutamente. I requisiti sono veramente molto 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 alti, ma in un mondo ideale, in un mondo perfetto, dove i detectoristi in Italia si uniscono per raggiungere questo obiettivo, probabilmente 3.000-3.500 persone riunite sotto un'unica federazione sportiva possono sicuramente arrivare a soddisfare questi standard. Allo stato attuale, io personalmente, quindi Francesco Manzella, lo vedo irrealistico, ma speriamo che naturalmente i detectoristi in Italia assumano un retaggio più associazionistico. Adesso darò le mie considerazioni personali invece a questo riguardo. Queste sono le mie considerazioni personali, opinabili, possono essere giuste, sbagliate, potete essere d'accordo o in disaccordo, l'importante è che ci sia massimo rispetto nell'esprimere le nostre convinzioni personali reciproche. Quello che sto vedendo io ultimamente all'interno della categoria dei detectoristi in Italia è una frammentazione, una spaccatura abbastanza profonda, perché ci schieriamo fin troppo facilmente nei confronti di uno o dell'altro, prendendo posizione e difendendo naturalmente quelle posizioni di quella determinata associazione, di quel determinato gruppo, indipendentemente se sta facendo qualcosa di giusto o sbagliato. Io credo che dobbiamo avere l'onestà intellettuale di far notare gli errori, se errori ci sono, e l'onestà intellettuale di valorizzare i meriti, se meriti ci sono, indipendentemente dalla nostra fede calcistica, se vogliamo utilizzare naturalmente un accostamento improprio. Ad esempio il post di questa mattina che io ho fatto sulla mia pagina di Metal Detecting ha scatenato un'ondata di reazioni che non avrei mai immaginato, veramente al limite della calunnia e dell'intervento del nostro legale, cosa che mi è sinceramente dispiaciuta, anche perché le persone che sono intervenute sotto il post hanno insultato personalmente me o gli altri che intervenivano a favore di quello che stavo dicendo, piuttosto che entrare nel merito. Come vedete, quando io faccio un video come questo, io mi documento. Questa mattina non vi nascondo che mi sono sentito con la presidente della ASI Sicilia, la quale naturalmente mi ha dato qualche indicazione al riguardo, e cerco di parlare solamente con i dati alla mano. Se sto facendo bene o sto facendo male, deve essere dimostrato da dati. Mi piacerebbe la stessa cosa da parte di chi non la pensa come me. Che cosa significa? Come ho detto io sul post, se sto facendo qualcosa, se sto dicendo qualcosa di errato, ditelo, scrivetelo. Magari anch'io ho bisogno di modificare il mio pensiero e il mio punto di vista. Se sto dicendo qualcosa di corretto, che serva a farvi riflettere, a ragionare, in maniera tale da poter correggere possibilmente anche quelle persone che affermano delle cose diverse rispetto alla realtà. Ho sentito io nei giorni scorsi persone difendere in maniera
veramente con molta veemenza il fatto che il metal detecting era una disciplina riconosciuta in Italia, perché dall'altro lato dicevano questo. Non lo so, probabilmente sbaglio io, ma mi aspetto che la categoria dei detectoristi agisca come categoria, collettivamente, sia inclusiva, non esclusiva, non tenda ad escludere le opinioni o le idee delle persone che non la pensano alla stessa maniera. È tramite il confronto e l'unione che si potrà arrivare, ad esempio, ad un riconoscimento anche sportivo come disciplina. Abbiamo parlato di numeri troppo alti e troppo importanti per naturalmente discutere tra di noi su chi ha torto e su chi ha ragione. Dobbiamo lottare tutti per un obiettivo comune, naturalmente con i giusti termini, non millantando cose che non esistono, che non ci sono, e così via. Un'altra cosa che mi preoccupa è che il metal detecting oggi in Italia non può essere ridotto o rinchiuso, diciamo così, sotto la sola pratica sportiva, soprattutto con queste difficoltà che abbiamo anche nel comunicare, perché oggi il metal detecting è sotto la lente di ingrandimento di autorità, istituzioni, del ministero, persone che ci vedono più come una minaccia che come una risorsa. E con le nostre spaccature, con i nostri litigi, non solo ci facciamo del male, ma porgiamo il fianco alle persone che ci osservano e in questo momento, dicono, molti commettono danni al patrimonio italiano. Come fanno a darsi delle regole se non riescono ad andare d'accordo tra di loro? In più mi preoccupa il fatto che la sovraesposizione mediatica di alcune associazioni che vogliono probabilmente solo mettersi in evidenza, in mostra, per strappare quei 2 o 3 iscritti barra tesserati, possa danneggiare l'immagine dei detectoristi. La sovraesposizione mediatica, nel nostro caso, può danneggiarci, così come ci danneggia lo scontro tra singoli detectoristi. Io spero e voglio vedere il nostro futuro come un futuro di unione, dove associazioni, federazioni, la categoria, commercianti supportino l'unità di intenti. Questo non significa che dobbiamo mangiare insieme la domenica, significa semplicemente che dobbiamo andare d'accordo per un fine comune, che può essere ad esempio una regolamentazione. Una regolamentazione equa, che tenga conto di tutte le anime del metal detecting, chi va a militaria, chi va a spazzolare solamente sul campo dell'amico, chi va in spiaggia, in battigia a cercare magari la monetina scomparsa, chi ricerca gli oggetti smarriti, le chiavi perse, il telefonino e quant'altro, l'anello per chi l'ha perso. Queste sono tutte le anime del metal detecting. Chi cerca a livello professionale o meno professionale, magari collaborando con delle aziende che ricercano tubi nel terreno di metallo. Il metal detecting è una pratica molto ampia, molto vasta per rinchiuderla all'interno di un'area così limitata. Naturalmente questo non significa che non sia possibile farlo, che non sarà mai possibile, ma attenzione, dobbiamo andare con i piedi di piombo. Io realmente spero e auspico nell'aiuto di tutti, dai singoli membri alle associazioni, così come anche ai commercianti, che sono quelli che rischiano di più. Io immagino come grossi commercianti in Italia potrebbero incontrare delle difficoltà serie, enormi, nel momento in cui vietassero a livello istituzionale l'utilizzo non professionale di un metal detector. Quindi spero di essere stato chiaro con questo video, di avervi spiegato in maniera esaustiva una volta per tutte perché oggi in Italia la nomenclatura disciplina sportiva non è applicabile al metal detecting. Perché invece possiamo essere definiti sport e perché non è grazie a un'associazione, ma grazie alla legge che possiamo essere definiti tali, e se il metal detecting potrà mai diventare un domani una disciplina sportiva. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.